ora facendo questo glitch otterrai 1 milione di V-Bucks. E la cosa bella è che lo puoi... E la cosa bella è che lo puoi replicare per quante volte vuoi. Finalmente sono diventato milionario su Fortnite. 20 milioni di V-Bucks, sì. Prima di cominciare con il video, ci tenevo a salutare i miei nuovi amichetti che si sono abbonati al canale. Ma grazie amici miei: Daniel Ciafro, Francesco trattino basso, Luci 31, Geomix 34 per la super chat perché non riusciva ad abbonarsi, Panda trattino basso by the way, Deliam YouTube, Matteo Tanasa, Giambi e Querti. Grazie mille, mi raccomando, premi subito il tasto abbonati adesso, scegli il livello di abbonamento che più fa per te, avrai tantissimi vantaggi e verrai salutato anche tu nel prossimo video. Io, Budino, ti aspetto in famiglia. Finalmente è stato dimostrato, è stato ideato metodo per diventare milionari, ma non milionari nella vita reale, ma cosa pensi? Milionari su Fortnite. Infatti, grazie al glitch che ti andrò a mostrare, potrai ottenere milioni di V-Bucks. Bene bene, prima di mostrarti però come fare, io ti invito a fare solamente due cose. La prima è quella di iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche per non perderti nessun mio video e nessuna mia live ogni giorno alle ore 18. Sì, brutto Budino, iscriviti e alle 18 io ti aspetto in live. E la seconda, che ovviamente è super importante, cioè voglio dire, negozio oggetti, tasto supporta un creatore in basso a destra ed inserisci, oh beh, l'unico, solo ed inimitabile codice creatore Gio-X97, tutto maiuscolo come puoi vedere qui dietro di me ed ancora qui sotto di me. E mi raccomando, signori e signorinesse budinesse, se inserite Gio-X97, proprio come potete vedere qui, a parte che beh, farete sempre tantissime vittorie reali nella nuova stagione. Ma poi, se mi fai sapere il tuo ID qui sotto nei commenti, riceverai proprio la mia richiesta. Sì, proprio la mia, quindi codice Gio-X97. Ok, eccoci qua, ma secondo te ti potevo lasciare così senza dirti il glitch per i V-Bucks? Assolutamente no, però ovviamente come ogni glitch che si rispetti, ovviamente ti devo dire tutte quelle che sono le novità che sono state apportate in questa bellissima stagione che ovviamente non conosci, quindi sono tutte le cose segrete che si dicono nei gruppi leakers, quelli proprio dove non c'è nessuno e hanno accesso a pochissime persone, tra le quali io e il mio telefonino, cavoletti bruxeriani. Bene, sicuramente la prima è per quanto riguarda la skin di Naruto. Cavoletti berliniani, amici miei, mi state bombardando dovunque della skin di Naruto, mi state bombardando proprio di domande e io vi ho detto, va bene, non vi preoccupate, mi informerò e ve lo dirò e vi porterò buone notizie. In realtà mi sa che le buone notizie oggi per quanto riguarda la skin di Naruto non penso che ci siano, perché purtroppo la Epic non sembra che abbia dato più notizie sicure per l'uscita proprio di quest'ultima skin. E beh, voi vi chiederete, ma perché? Che cosa è successo? Cioè, prima volevano collaborare con la casa madre della produttrice di Naruto, si sono litigati, si sono presi a botte? Beh, effettivamente non si sa, infatti il tutto è totalmente top secret, noi non siamo, insomma, degni di sapere perché Naruto non uscirà, però fatto sta che non è uscito, quindi ci dobbiamo accontentare e non lo dobbiamo utilizzare. Per quanto riguarda la seconda skin che mi avete, insomma, chiesto tutti quanti perché non è uscita, è la skin di Goku, perché tutti voi, come sapete, dovevano proprio uscire Goku e Naruto. E beh, effettivamente la skin di Goku probabilmente si pensa che non è uscita per lo stesso motivo per il quale non si è uscita la skin di Naruto, perché se ci fate caso hanno fatto questo ragionamento nel gruppo Telegram, entrambe le skin sono ovviamente degli anime, dei cartoni giapponesi, e quindi probabilmente Fortnite magari non ha avuto alla fine la licenza per mettere le skin e caricare il personaggio con il nome di Goku e di Naruto. Io sinceramente non lo so, però comunque mi dispiace, ma dovremmo aspettare ancora un po'. Un'altra novità bellissima, però questa volta che ci tengo a dirvi, perché anche le cose belle sono belle e le cose brutte sono brutte, è la skin di Spider-Man. La skin di Spider-Man è stata ufficialmente rilasciata.
aspetto un bel like da parte vostra, perché me l'avete chiesto anche questo in tantissimi. Quindi se non lasciate like entro 3 secondi, mi dispiace, ma io non vado avanti con il video. Lo dico qui davanti al super editor Trasterone. Puoi interrompere qui il video se non lasciano like. No, Traster, non lo fare, non lo fare. Quindi mi raccomando, 3 secondi a partire da adesso. Meno 3, meno 2, meno 1. Anche se questo non è l'1. Ah, meno 1, tempo scaduto. Mi raccomando, lascia un bel mi piace e condividi il video con tutti i tuoi amichetti. Perché beh, chi è che non vuole diventare milionario su Fortnite? Anche perché, no? Sì, stavo pensando. Già su Fortnite hanno messo le Lamborghini, hanno messo le Ferrari. E cosa c'è di più bello che guidare una bellissima e stratosferica Ferrari avendo 1 milione di V-Bucks nel tuo account? Beh, non c'è nulla di più bello. Quindi guarda fino alla fine e cerca di fare questo glitch, brutto budino. Intanto qui, beh, vi stiamo facendo vedere tutte le skin del pass battaglia per chi purtroppo ancora non ce l'ha. Mi raccomando, amici, non vi preoccupate, io sono con voi, anch'io non ho il pass battaglia, però guardo questi video e sono felice perché vedo tutte queste bellissime skin che io purtroppo non ho. Però con questi V-Box, con questo glitch, allora me le posso comprare. Comunque, detto questo, la skin di Spider-Man uscirà esattamente il 29 settembre, e questa è la data ufficiale. E in più, dopo il 29 settembre, 2 settimane dopo, inizierà il super aggiornamento di Halloween a tema Season 8 capitolo 2. Quindi un po' assisteremo a quello che sarà, amici, un Halloween spaziale. Infatti aggiungeranno tantissime decorazioni ed una nuova super modalità. Vi ricordate come la modalità che hanno aggiunto l'anno scorso e 2 anni fa ancora, quando c'era tipo una cosa piena di mostri al centro della mappa? Ecco, probabilmente la replicheranno. Però adesso penso che vuoi sapere come ottenere i V-Bucks e ti capisco. Vieni con me. Ok, eccoci qui. Allora, bene bene bene, intanto dobbiamo andare sempre dal nostro budino coppabumoso. In questo caso io scelgo il mio abbonato. Quindi se ancora non ti sei abbonato, non stai finendo nei miei video, premi subito il tasto abbonati e puoi fare qua l'abbonamento voi, sei libero. Allora, vediamo un po'. Ex Indinati, il mio amichetto, che tra l'altro si chiama anche Giuseppe. Noi giochiamo sempre insieme, perché io gioco sempre con gli abbonati. Prendiamo l'agenda magica e iniziamo a scrivere questo super codice. Attenti alle maiuscole e alle minuscole. Season 8, Chapter 2, trattino alto, Free V, trattino alto, Bucks, trattino alto, 1.000.000. Quindi praticamente ogni volta dovete replicare questo glitch e mettere il numero dove io ho messo 1 milione, il numero di V-Bucks che voglio ottenere. Quindi se ne vuoi ottenere 300.000, metti Free V-Bucks, trattino alto, 300.000, ok? Dopodiché, slash 2021, perché il glitch è aggiornato, 649-781-346. Se vedi che vado spedito è perché ho qui la mia agenda. 346-782, invia. Fatto ciò, vai su seleziona modalità di gioco e poi al solito, ormai lo conosci a memoria, vai in creativa, appena sponi, immediatamente appena sponi, torni qui, poi vai su seleziona modalità di gioco, andrai in battaglia reale e ti sponeranno tantissimi V-Bucks. Ovviamente ragazzi, questa è una traduzione di un video inglese. L'unico metodo ufficiale per avere V-Bucks è quello di shopparli, utilizzare il mio codice creatore e shoppare tantissime skin. Quindi mi raccomando, io non mi assumo nessuna responsabilità, ve l'ho portato per, insomma, soddisfare la vostra curiosità e la vostra sete di V-Bucks. Però mi raccomando, attenzione, io ve li porto ma dovete essere super responsabili. Mi raccomando, condividi il video con tutti i tuoi amici e noi ci vediamo in live alle 18 e ad un prossimo video. Ciao budino!